Signor Sindaco, visto che lei le menziono una frase probabilmente cara, faccia qualcosa di sinistra. Faccia qualcosa di sinistra. Un intervento diretto e lapidario rivolto al sindaco Alessandrini. I 5 Stelle presentano per l'ennesima volta il conto alla maggioranza. Questa volta il conto è relativo agli impegni di spesa per il bilancio 2014. Conti ottenuti leggendo carte provenienti dal dirigente settore ragioneria ed economato del comune di Pescara. Secondo le somme in bilancio ci sono 30 milioni di euro non dichiarati e chiedono spiegazioni. Abbiamo fatto una somma appunto degli impegni di spesa sia della giunta di centrodestra che di quella di centrosinistra e il totale è di più di 49 milioni di euro. Se si va però invece a vedere sul bilancio preventivo del 2014, il totale impegnato è di 77 milioni di euro. Risulta quindi una dissonanza, una discrepanza tra quanto dichiarato nel bilancio preventivo e quanto realmente impegnato dal Comune. Vogliamo una risposta. Continuano a ripetere che non sappiamo fare i conti a noi dei 5 Stelle, ma le carte provengono proprio dai loro uffici. Difficile allora capire perché siamo noi a sbagliare. Ogni volta proseguono i grillini e poi scelgono di abbandonare l'aula in pieno consiglio per non subire una nuova ghigliottina, come è successo nella seduta dedicata alle aliquote sulla prima casa. Che c'è comunque un errore che deve essere spiegato. O c'è un errore nelle delibere appunto degli impegni che sono state prodotte o c'è un errore nel bilancio preventivo. Dal momento che l'analisi delle aliquote e delle tasse è stata fatta sul bilancio preventivo, c'è qualcosa che deve essere spiegato e noi vogliamo sapere qual è il problema.